appassionati di basket, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata la gara tra l'Udas e la cestistica Barletta, vinta dall'Udas 85-79. Siamo in compagnia del direttore sportivo dell'Udas, Carlo Mancini. Direttore, innanzitutto complimenti per questa vittoria, sono stati due punti pesantissimi, sembrava una gara archiviata già all'intervallo lungo, poi un terzo e un quarto quarto perfetto della cestistica la stava per riaprire. Certo, indubbiamente in queste categorie non è mai facile, la partita non è mai chiusa fino alla fine. Loro hanno saputo prendere le misure, è uscito quel gran giocatore che è Onetto, e non lo conosciamo oggi, ma diciamo fa male dalla lunga e dalla media distanza. Noi abbiamo fatto i due primi quarti perfetti, poi sinceramente abbiamo anche un po' mollato psicologicamente. Siamo forse un po' stanchi a livello mentale, forse. Il dato importante, oggi giocavate contro la miglior difesa della Lega, il dato importante è comunque aver segnato quegli 85 punti che vi hanno permesso di vincere la 14ª gara di fila. Certo, io da direttore sportivo posso dire che questa squadra è stata creata proprio per far canestro, far divertire il pubblico, eccetera. Noi non miravamo a voler contenere loro o a voler fare, diciamo, tanti punti, noi volevamo, bastava un punto in più, bastava vincere, è la 14ª consecutiva, penso che diciamo una fila meglio di così non si poteva fare, e andiamo avanti sperando che si continui così. Adesso arrivano le meritate vacanze, quanto però può essere difficile spezzare questo ritmo partita e riprendere poi nel 2014? Noi abbiamo fatto un ampio programma di allenamenti durante le vacanze natalizie, abbiamo anche un'amichevole con il Bisceglie di B2 in un memorial che faremo a Trenitalia, e quindi cerchiamo in tutti i modi di mantenerci allenati, di allenare la mente. Adesso ci riposiamo e poi ricominciamo subito con l'ultima in quel di Fasano, che sarà un campo durissimo, in quel tenso statico non si gioca mai molto bene a basket, perché insomma è gomma, un tenso statico molto caldo, eccetera, però proveremo a dar vincere, a prendere i due punti anche lì. Per chiudere, gli auguri del direttore sportivo Carlo Mancini ai tifosi e a tutti gli utenti di Assist Sportivo. Ringrazio tutti i tifosi cerignolani e non che ci seguono quotidianamente, vengono anche durante gli allenamenti, il loro calore lo sentiamo, facciamo i migliori auguri da quest'Udas, sperando che come regalo di Natale mettiamo la 15ª vittoria consecutiva il 5 gennaio e chiudiamo in bellezza questa striscia. Grazie Carlo, complimenti e ancora auguri. Grazie. Siamo in compagnia del coach della cestistica Barletta, Gino Degni. Coach, sembrava persa all'intervallo lungo la gara, poi l'avete riaperta grazie a un super Onetto nel terzo e nel quarto quarto. Cosa è mancata però per uscire con i due punti dal Palabasket Nando Di Leo? Abbiamo regalato i primi due quarti. Quando stai sotto di tanti punti, perché stavamo sotto più di 20 punti, diventa difficile qualsiasi rincorsa. Ci siamo riusciti, però siamo arrivati anche noi un poco lucidi su certe situazioni dove abbiamo buttato gli ultimi 3-4 palloni. Diciamo che la partita poteva prendere una piega, però io dico sempre che le partite si giocano 40 minuti, indipendentemente dalla foga agonistica che le squadre possono mettere. E infatti, come è successo stasera, noi abbiamo giocato fino in fondo, giocando i primi due quarti male, gli altri due un po' meglio. E loro il contrario, cioè hanno fatto due buoni quarti e gli altri due li abbiamo imbrigliati un po' meglio. Quanto è pesata oggi l'assenza di Valerio Corvino, trasferitosi in settimana a Bisceglie? Valerio Corvino è un giocatore che non si discute, secondo me. È uno che ha fatto la storia della pallacanestro, almeno di quella che conta, e finché è stato con noi l'ha dimostrata tutto, cioè tutta e tutto il suo valore da questo punto di vista. È fuori di dubbio, cioè, che mancandoci Valerio è una partita che cambia sicuramente identità, però la cosa è già andata, io sono contento che lui abbia trovato anche questa sistemazione e noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, perché la nostra strada al momento è questa. Come si muoverà la cestistica Barletta per sostituire uno come Valerio Corvino? No, vabbè, Valerio Corvino non lo puoi sostituire, stiamo vedendo un attimino sul mercato quello che c'è, però vi dico subito, cioè, che noi, la nostra squadra è una scommessa, cioè nel senso che è una squadra formata 10 giorni prima del campionato. Ci ritroviamo in questa situazione perché c'è un grande spirito di gruppo, perché se non hai gruppo non riesci a fare queste rimonte.
E quindi questa è la dimostrazione, come dire, io sono molto soddisfatto di questa cosa che è successa stasera, perché anche quando stai nelle difficoltà i ragazzi si sono compattati e alla fine hanno dato quello che hanno potuto, quindi sono molto soddisfatto e andremo secondo me con questi ragazzi forse anche fino alla fine. Eravate la migliore difesa della Lega, siete terzi, appaiati alla Diamond e all'Adria Bari che oggi hanno vinto. Quanto sarà importante accedere ai playoff da terzi? Secondo la mia esperienza i playoff è tutto un altro campionato. Lo dico sorridendo perché ai playoff non si giocano più queste partite, cioè sono altre partite completamente differenti. L'importante è arrivarci e poi dopo secondo me si fa un altro mini campionato, un mini torneo dove dipende come arrivi dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, se hai infortuni o non hai infortuni. E loro stasera hanno dimostrato il loro valore vincendo la partita, perché loro dovevano vincere da questo punto di vista. Però ripeto, i playoff fra 3-4 mesi saranno un'altra cosa. Io spero, come dire, che le squadre che sono deputate a fare i punti arrivino nella maniera corretta, perché la formula secondo me è poco tra virgolette chiara, nel senso che dovevano far salire la prima di diritto, perché è una squadra, diciamo, che spende somme economiche e riesce poi a stare sempre prima al campionato, secondo me ha diritto a un valore aggiunto, perché i playoff sono una trappola incredibile, quindi ce la giocheremo con tutto e con tutti, cioè l'abbiamo dimostrato stasera. Quindi per chiudere, gli auguri del coach a tutti i tifosi del Barletta e agli utenti di Assist Sportivo. Sì, io auguro un sereno Natale a tutti gli sportivi veri, da questo punto di vista, ai nostri sportivi, ai nostri sostenitori, ma anche, ripeto, a tutte quelle squadre che ogni giorno mettono su sudore e tanta energia affinché questo movimento possa continuare e continuare in una maniera corretta. Grazie coach, auguri e buone feste.